Oggi si festeggia Santa Brigida, la compatrona dell'Europa. Auguri a tutte le Brigida. Brigida o Brigitta, nome che significa alta, forte, potente, può ben dirsi santa europea, come Caterina da Siena, a cui è contemporanea e con la quale ha in comune dei singolari doni carismatici. Si è anche lei prodigata ad aprire le frontiere dei vari stati in nome della pace e anche in nome dell'unità fra i cristiani d'Europa. Chi è Brigida? Brigida nasce a Finstad in Svezia, presso Uppsala, nell'anno 1303 da una famiglia nobile e profondamente cristiana. Suo padre, Bergen Persson, è giudice e governatore della regione di Uppland, autore della prima legislazione cristiana del Regno di Svezia. Già in partenza Brigida sembra avere tutto un chiaro presagio che la sua esistenza l'avrebbe portata anche ad essere tutto moglie, madre, dama di corte, suora santa, mistica e ancora donna di potere. Il re di Svezia è il prozio, suo padre saggio Siniscalco, ossia il responsabile dell'andamento della corte di una delle più grandi province del paese, e sua madre, una ricchissima nobildonna molto colta e religiosa, la quale, incinta di Brigida, viene miracolosamente salvata durante un naufragio, pensate, da un angelo che le raccomanda di avere a cuore la nascitura perché la sua voce forte sarebbe stata ascoltata da molti popoli. E Brigida infatti cresce nel lusso, bella come la principessa delle saghe nordiche, educata come una donna indipendente, straordinariamente erudita per l'epoca e soprattutto felice nel suo castello, circondata dai boschi. Brigida fin da piccola ha delle visioni, tra cui quella da cui deriva il suo simbolo. La Madonna le apparve porgendole una corona di fiori e chiedendole se volesse indossarla, a condizione però di comandare nel nome dell'amore. Ancora fanciulla ha un colloquio mistico con Gesù crocifisso. È lei che dice al crocifisso: "Ma chi vi ha ridotto così?" È questa la domanda che ha fatto a Gesù. E Gesù le risponde: "Tutti coloro che mi dimenticano e coloro che disprezzano il mio amore." È bello questo colloquio. E così, Brigida, perduta la madre, il padre le dà come marito Ulf Gudmerson, giovane timorato di Dio. Brigida ha solo 14 anni. Insieme si dedicano alla penitenza e alle opere di misericordia corporale e spirituale. Poi, in 20 anni, hanno i loro ben 8 figli, pensate. Per la saggezza di sposa cristiana, Brigida è scelta come istitutrice della giovane moglie del re. La sua presenza nel difficile ambiente della corte costituisce un monito, a una politica più attenta nei confronti del popolo bisognoso. Nell'anno 1342 Brigida intraprende con il marito un pellegrinaggio, come si usava allora, a Santiago di Compostela, decisivo per entrambi i coniugi. Ed avvenne che Ulf, al ritorno, le comunica il suo desiderio di chiudersi per sempre, per il resto della sua vita, nel monastero cistercense Albastra, dove già aveva scelto di vivere uno dei suoi figli. E Brigida si vota completamente al servizio di Dio, ritirandosi dalla corte. E questo è stato il primo frutto di questo pellegrinaggio a Santiago. Brigida si dedica totalmente alla vita ascetica e contemplativa, ha il dono di molte visioni e rivelazioni e fonda un nuovo ordine monastico.
Il contenuto straordinario delle sue visioni è raccolto nelle 15 note orazioni di Nostro Signore e nelle rivelazioni celesti dettate in svedese e poi tradotte in lingua latina. Sono delle vere illuminazioni innovatrice e profetiche che le valsero il nome di portavoce di Dio in un secolo davvero critico per la Chiesa, in un secolo tormentato dalla guerra dei cent'anni. Nell'anno 1350 è a Roma per il Giubileo, prega incessantemente sulle tombe dei martiri perché il Papa ritorni ad Avignone. Ricordate, era la triste assenza del Papa da Roma che si era stabilito ad Avignone. Prima di morire con tre figli, tra i quali Santa Caterina di Svezia, ancora Brigida va in pellegrinaggio in Terra Santa, coronamento di un radicato amore per il Verbo incarnato. Si spegne il 23 luglio dell'anno 1373 e viene tumulata nella chiesa di San Lorenzo in Panisperna. Un anno dopo, l'ultimo pellegrinaggio di Brigida viene riportata in Svezia per essere seppellita nel monastero di Vadstena. Brigida è patrona della Svezia ed è protettrice dei pellegrini e dei viaggiatori. E allora noi, in questo giorno, in questa festa di Santa Brigida, rivolgiamo a Dio la seguente preghiera. O Signore Gesù Cristo, eterna dolcezza di coloro che ti amano, giubilo che trapassa ogni gioia ed ogni desiderio, salute ed amore di coloro che si pentono, ai quali dicesti: le mie delizie sono con i figlioli degli uomini. Essendoti fatto uomo per loro cagione, ricordati di quelle cose che ti mossero a prendere la carne umana e di quello che sopportasti dal principio della tua incarnazione fino al salutifero tempo del tuo patire, ab eterno, ordinato nella mente di Dio. Ricordati del dolore che, come affermi tu stesso, ebbe l'anima tua quando dicesti: mesta è l'anima mia fino alla morte. E quando, nell'ultima cena che tu facesti ai tuoi discepoli, dando loro per vivanda il corpo e sangue tuoi, lavando i loro piedi ed amorevolmente consolandoli, predicesti la tua imminente passione. Ricordati del tremito, dell'angustia e del dolore che sopportasti nel Santissimo Corpo prima di andare sul patibolo della croce, quando, dopo l'avere tu fatto tre volte orazione al Padre, pieno di sudor di sangue, ti vedesti tradito da uno dei tuoi discepoli, preso dal tuo popolo eletto, accusato da falsi testimoni, iniquamente da tre giudici condannato a morte, nel più solenne tempo della Pasqua, tradito, burlato, spogliato dei tuoi vestiti, percosso nella faccia, con gli occhi bendati, legato alla colonna, flagellato e coronato di spine. Concedimi, adunque, ti prego, dolcissimo Gesù, per le memorie che servo di queste pene, prima della mia morte, sentimenti di vera contrizione, una sincera confessione e remissione di tutti i miei peccati. Ave, dolcissimo Gesù Cristo, abbi misericordia dei miei peccati. Amen.